Come una sorgente continua a gettare acqua, così Gerusalemme fa scorrere solo malvagità. Violenza e oppressione echeggiano in essa. Si vedono solo colpi e ferite. E sono le parole del profeta Geremia con cui ieri abbiamo iniziato non un nuovo, diciamo, filone del nostro cammino quaresimale, ma in continuità con la passione, con la sofferenza e il dolore che abbiamo visto nella vita e nell'esperienza di Teresa Musco, accompagnata da Padre Pio da Pietrelcina, accompagnata spiritualmente. E, ma potremmo dire anche una vita luminosa. E nella storia, nella profezia di Geremia, noi troviamo la denuncia cruda, forte, contro tutto ciò che è male nella storia, nel mondo, tutto ciò che è contro la legge di Dio, come la troviamo in altri profeti, ma troviamo anche tanta luce. Geremia, abbiamo letto che come una sorgente continua a gettare acqua, così Gerusalemme fa scorrere solo malvagità. Geremia paragona Dio nel suo libro a una sorgente, questa sorgente che dona sempre acqua fresca e quindi che dona vita. Ma l'uomo, il popolo, il credente inquina questa sorgente, secondo Geremia, attraverso il veleno che esce dalle sue azioni di morte e dalle sue ingiustizie e dalle sue violenze. Voglio leggervi proprio a commento di questo versetto numero 7 del capitolo 6 di Geremia, quello che scrive il biblista Gianfranco Ravasi. Non ha bisogno di presentazione perché tutti sappiamo chi è. E ha scritto proprio uno tra i suoi innumerevoli testi, un libro proprio commentando in maniera molto sobria ma profonda il libro di Geremia. E questo testo si intitola Il silenzio di Dio. Così scrive a proposito di quello che abbiamo letto: le nostre città sono colme del grido dei poveri che sono schiacciati e del furore della violenza esteriore o sottilmente celata. Le nostre strade sono striate dal sangue dei delitti, degli incidenti, delle solitudini, dell'infelicità e in alcune terre dai corpi delle vittime delle guerre, in molte terre. Entriamo in questa Gerusalemme terrena e come il Cristo iniziamo a costruire quella Gerusalemme in cui le lacrime sono asciugate, la morte, il lutto e il lamento sono vinti. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!